Ok ragazzi, ora faremo una gara di accelerazione con l'Aprilia SX V450. Facciamo delle prove. Facciamo che si finisce un po' presto, sennò andiamo troppo forte. Allora, abbiamo Aprilia SX V450 scarico originale, MT07 e SC Project, tutte e due stappate. All'inizio mi ha un po' mangiato e poi siamo tornati in pareggio. Ha un po' di cavalli in meno, ma anche qualche chilo in meno, quindi siamo molto lì. Ha sempre un po' più di spunto, cavo, all'inizio. È marce un po' più corte, la mia ci mette un po' a prendersi, dopo ovviamente quando iniziamo a prendere velocità ho più cavalli, ho un motore un po' più grosso, quindi ovviamente lo passo. Nel corto vinci tu, dopo la seconda... Diciamo che io potrei partire anche un pelino più forte, solo che partendo già così sento davanti io che si alza. Giocava, però è venuto fuori adesso. Cosa? Abbiamo delle perdite da cavo. Siamo giunti alla conclusione che quanti cavalli ha? 55-60, non so quanti. Teniamo 55-60. 75 cavalli, 5 marce, 6 marce, marce più corte, quindi la prima, seconda ovviamente va sempre più forte perché pesa molto meno. 120 contro. Dio, boh, sono 40-50 kg in meno. Quindi abbiamo, cioè sta qua è leggerissima, è una piuma. Questa deve metterci i cavalli, quindi la prendi un po' più sul lungo. Quindi è sempre una questione, bene o male, sono lì. Questo confronto non ha molto senso perché c'è un motard e una stradale, però abbiamo queste moto, quindi... L'altro avevamo l'HM e l'RS che avevano il blocco Rotax e quindi erano paragonabili. Qui abbiamo, insomma, non c'è molto da paragonare, però vanno circa uguali, abbiamo capito. Questo comunque è un 450 bicilindrico. Lì abbiamo un 700 bicilindrico, quindi ovviamente spingi un po' di più. Spero che il video vi sia piaciuto. Il nostro eroe Cao e io vi salutiamo al prossimo video, ragazzi. Ah, se volete altri video o qualcos'altro ditemelo pure nei commenti.